Lunedì 6 agosto 1945, le 8 del mattino, 16 minuti e 8 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondi, 8 istanti uguali a tantissimi altri 8 secondi, 8 istanti, quelli di un bacio, di un gol realizzato all'ultimo minuto e che ti ha fatto pareggiare una partita che pensavi ormai di perdere. Però in quegli 8 secondi, dopo le 8 e 16 minuti, un secondo sole si è acceso su Hiroshima. E quello era il sole di Little Boy, piccolo ragazzo sganciato da Enola Gay, il B-29 americano che appunto sorvolò i cieli di Hiroshima sganciando la bomba delle bombe, 18 chitoni di appunto esplosivo, di uranio. E da lì circa 70.000 morti istantanei e poi tutti i morti feriti dei decenni successivi. E 3 giorni dopo, anche in quel caso, in pochi secondi, secondi uguali a tantissimi altri secondi delle nostre vite, una seconda bomba di plutonio, in questo caso Fat Man, fu sganciata su Nagasaki, altri 50.000-55.000 morti. Il tempo. 8 secondi sono 8 secondi uguali nell'ambito della scienza, nell'ambito della prospettiva quantitativa, nell'ambito della misurazione, ma quegli 8 secondi sono completamente diversi a partire dalla qualità di essi, a partire da quello che accade in essi, ma soprattutto da come quegli 8 secondi sono ovviamente vissuti. Da cosa nascondono quegli 8 secondi, da cosa ci possono lasciare quegli 8 secondi, da come potranno essere ricordati quegli 8 secondi, come continueranno a vivere in noi quegli 8 secondi. Ecco, io penso che parlare oggi di Birdsong, di una società della tecnologia che tanto ci ha liberato da incombenze, da brutture anche, parlare di Birdsong, una società della scienza poco magari studiate, poco conosciuta, ma le cui applicazioni hanno radicalmente migliorato le nostre vite. Parlare di Birdsong oggi, non so, delle merci, dei prodotti, dei prezzi. Parlare di Birdsong oggi, una società della misurazione oggettiva delle cose, ha più che mai un senso, un valore, proprio perché ci permette di cambiare la prospettiva. Perché la riflessione di Birdsong sul tempo, sulla memoria, la riflessione di Birdsong sul tempo e sulla memoria ci permette di cambiare il punto di vista con cui e da cui osservare la realtà, da cui osservare l'essere, il divenire dell'essere dentro cui noi siamo, dentro cui noi viviamo, dentro cui noi ci emozioniamo, ci arrabbiamo, ci arrabattiamo per portare avanti le nostre vite. Dunque Birdsong è oggi un punto di vista, a mio avviso, originale, soprattutto in parte da riscoprire, ma come? Posso dire, ma è morto nel 41, bisogna riscoprire Birdsong adesso dopo i 70 anni, con tutti gli studi che ci sono su Birdsong, cosa bisogna riscoprire? Ma bisogna riscoprire nell'ottica di ritornarci e divulgarlo, che poi il mestiere che faccio io è il divulgatore di filosofia. E divulgare Birdsong in Italia significa divulgare un filosofo che di fatto non ha avuto in Italia il successo che ha avuto ovviamente in Francia, ci mancherebbe francese, ma che ha avuto anche in altre parti d'Europa, perché Birdsong in Italia è stato schiacciato da altre filosofie all'inizio del Novecento, in modo particolare dalla filosofia di Benedetto Croce, di Gentile, dunque degli hegeliani italiani e dalla grande tradizione anche la filosofia marxiana, ovviamente, da Gramsci in avanti.
E poi c'è tutta quella tradizione anche di filosofia cristiana, persone cristiano, persone in ebreo, che si converte al cristianesimo, poi decide come testamento di rimanere fedele all'ebraismo nel momento in cui la croce uncinata si afferma in Europa e comincia con le leggi razziali e le deportazioni a compiere quel massacro che si chiama appunto Shoah, perché ha vissuto un'epoca storica estremamente densa il nostro Garçon. Il Garçon nasce nel 59, dunque nasce nella Parigi di Napoleone III e poi morirà sempre a Parigi nel 1941, cioè nella Parigi occupata dai nazisti, nella Parigi di Hitler. Quella Parigi di Hitler avrebbe voluto rendere al suolo come atto di umiliazione totale, finale, dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, dunque il senso di vendetta, come i francesi vendicarono di noi la Prima Guerra Mondiale, ora ci vendichiamo noi di loro, dirà Hitler, lo facciamo in maniera totale, rendendo dal suolo, e dobbiamo a Sper, no? L'avvocato, l'architetto del diavolo, così come soprannominato, l'architetto di Hitler, la permanenza di Parigi, perché gli dirà appunto Sper, tra poco Berlino sarà così bella che Parigi sarà un lontano ricordo, sarà una copia ben lontana dalle bellezze di Berlino. Ebbene, Garçon vive dunque una vita lunga e attraversa avvenimenti epocali, no? L'imperialismo, la Belle Époque, la scia di massa, la Prima Guerra Mondiale, di cui il suo pensiero riecheggia, cioè, dopo ci arrivo. Vedrà l'avvento dei totalitarismi, vedrà appunto la sua Francia cadere appunto sotto il dominio nazista e non la vedrà liberata. Ebbene, questo Garçon non giunge in Italia, dunque è poco conosciuto. E dunque per noi italiani ritornare a Garçon significa di fatto riprendere le file di un discorso interrotto a fine 800 e 900, del discorso della riflessione appunto sulla coscienza e sul tempo. Dunque, ritornare ad Garçon ci significa provare ad avere una chiave di lettura diversa, ovviamente, della nostra esistenza, in un'epoca, torno a dirlo, in cui prevale la prospettiva quantitativa del vivere, la prospettiva misurabile, che Garçon era sempre fondamentale per l'organizzazione sociale. Io non potrei prendere un treno se non ci fosse un'organizzazione quantitativa del tempo, non potrebbe esserci un'organizzazione industriale, cittadina, però la vita non si può esaurire e non si esaurisce nel tempo quantitativo, nel tempo della scienza, nel tempo misurabile, nel tempo tutto uguale, anzi forse lì non c'è la vera vita. E noi oggi probabilmente viviamo in un'organizzazione sociale del tempo, in un'organizzazione produttivistica del tempo, in un'organizzazione lavorativa del tempo che ha soffocato progressivamente quella che è la vita intesa come durata, come flusso, perché il flusso del vivere c'è ovviamente, perché è la nostra vita il fluire costante, però il fluire costante che poi è ingabbiato dalla struttura quantitativa del tempo che pretende sempre più, no, di determinare la qualità della vita, la durata della vita. E sono finite le vacanze, ma c'è già la pubblicità del panettone natalizio, stiamo arrivando a Natale, ma tra poco ci sarà già Carnevale, e di lì a poco le uova pasquali, c'è un tempo che scandisce, che è quantitativamente soffocante rispetto alla qualità, cioè una durata del tempo che comunque subisce costantemente delle ingerenze, delle interferenze quantitative che finiscono per svuotarlo, impoverirlo, frammentarlo. E Garçon va riscoperto per questo motivo proprio, cioè è una prospettiva diversa, originale, che affonda le radici proprio nel momento di massimo trionfo anche delle scienze, cioè di fronte al dispiegarsi delle ali del positivismo. Allora adesso in questo intervento vorrei appunto
affrontato il tema del tempo in person, il tempo della memoria in person, per poi chiudere con il tempo dell'evoluzione creatrice di person. Siamo in epoca di positivismo e c'è una certa vulgata che fa di person un antipositivista radicale. Non è solo questo, anzi, è riduttivo, se non addirittura sbagliato, pensare che person sia un acerrimo nemico del positivismo. Semplicemente Bergson sostiene che il positivismo e la visione positivista del mondo, dell'uomo, della natura, della realtà, non esaurisca il senso del mondo, della realtà e dell'uomo. Il positivismo, che sta appunto, cioè prima di spiegando, le ali del progresso medico, chimico, va bene, farmacologico, quel positivismo sta migliorando le condizioni di vita degli europei, dei francesi, dei tedeschi, degli italiani, sta portando un progresso nell'organizzazione appunto sociale delle città, il passaggio dalla città con i lunari alla città elettrica, la città con la metropolitana, con i treni, sta cambiando il tempo del positivismo, il volto del mondo, e questo è un progresso reale che Bergson non contrasta il totalitarismo del positivismo, perché il positivismo porta con sé una visione totalizzante dell'essere della realtà e si pone il positivismo sempre più come unica prospettiva della realtà. Da Kant in avanti, molti seguaci del positivismo, come dal teorico i suoi seguaci, diventeranno non solo nemici di una metafisica illusoria, di una metafisica tradizionalista che sicuramente ha impedito, ha ostacolato il progresso, no, delle scienze, di una certa cultura, no, scientifica dall'illuminismo in avanti, ma finiscono per annullare tutte le altre sensibilità, tutte le altre discipline che finiscono ad essere serve, un po' come nella scolastica tutte le discipline erano le ancelle, no, della teologia, così per i positivisti tutte le discipline finiscono per essere le ancelle, le serve, no, della scienza positiva. Questo vuole contrastare. E guardate bene che questa visione positivista, neopositivista o postpositivista, vedete voi come chiamarla, alberga ancora non nel nostro mondo, alberga ancora nelle nostre vite, quando si pensa che di fronte alle difficoltà delle nostre scuole, della nostra politica, della nostra organizzazione sociale, cittadina, sia esclusivamente la tecnologia, la prospettiva scientifica tecnologica a risolvere tutti i problemi. Cioè la scienza come unica panacea di tutti i problemi del nostro essere nel mondo. Non è così, è un'illusione anche questa. Non è la tecnologia la panacea, parlo di quello che conosco un po' meglio, dei problemi di apprendimento dei ragazzi. La tecnologia, la scienza, che oggi più che mai è intrecciata alla tecnologia, sono, scienza e tecnologia, sempre strumenti attraverso i quali migliorare ovviamente l'apprendimento, parliamo di scuola, l'organizzazione della città, poter migliorare i temi riguardanti la salute, le malattie, certamente la vita dell'amministrazione pubblica, snellire la burocrazia, tutto sicuramente la tecnologia può contribuire a migliorare, ma non risolve tutto, può contribuire a migliorare il mondo, ma non può sostituirsi a quel Dio che infatti i positivisti criticano. Cioè se la tecnologia, la scienza tecnologica, diventano il nuovo Dio a cui appunto sacrificare tutta l'interpretazione plurale, complessa della realtà, ecco allora che non funziona la comprensione del mondo, è più complessa la comprensione del mondo e la comprensione dell'uomo. Dunque è un antipositivista nel senso di essere un critico della
spinta quasi autoritaria del positivismo. Allora in questo Bergson rifiuta un positivismo arrogante e totalizzante e contrappone dunque alla visione del positivismo del tempo una nuova visione, una visione che di fatto lui recupera da un grande filosofo cristiano, che ovviamente è Agostino. Perché già Agostino aveva criticato la visione di fatto aristotelica del tempo, una visione unitaria del tempo, una visione spazializzata del tempo, contrapponendo ad essa appunto una visione psicologica, perché le Confessioni di Agostino sono il primo testo di psicologia, forse anche il De Anima ovviamente di Aristotele, però è uno dei primi testi di psicologia, anzi di autopsicologia, di autoanalisi. E in quel capolavoro che sono le Confessioni, Agostino dirà: il tempo è l'estensione dell'anima. L'anima si distende, si estende nel divenire del mondo. L'anima ha a che fare con il passato, con il presente, con il futuro. L'anima è in rapporto a ciò che è stato, è in rapporto a ciò che è, ed è un'apertura verso quello che sarà. Ed è il tempo, dello stile, il punto di partenza di Bergson, perché il tempo è qualcosa che ha a che fare con il divenire, e il mondo è il divenire. Il mondo non è staticità, il mondo è il divenire. La posizione di Racco è quella della realtà che viene, è un dato di fatto, appunto. Questo è il mondo, è un grande divenire, un costante divenire, e in questo divenire c'è appunto l'uomo. Ed essendo nel divenire l'uomo può parlare di tempo, in Dio la prospettiva del tempo non esiste, perché in Dio c'è un'unica prospettiva, quella dell'eternità. Il prima e il dopo in Dio non esistono, c'è un tutto unico in Dio. Ma per noi uomini, che vediamo nascere e morire, vediamo la primavera invertire l'inverno, vediamo a sua volta l'estate spazzare via la primavera, per noi il divenire c'è. Ed è quello il tempo. E Bergson parte lì, parte dicendo che la scienza, simboleggiata dall'orologio, simboleggiata dai secondi che sono tutti uguali, il tempo della scienza, dell'orologio, istanti tutti uguali, spazi tutti uguali, unità tutte uguali, la scienza non esaurisce la comprensione della realtà, è una piccola parte della realtà. Farò celebrare un esempio, no, della collana di perle. Bergson dice: il tempo della scienza è paragonabile a una collana di perle bianche in cui ogni perla è identica all'altra, e dunque c'è una continuità di perle che unite, no, danno quest'idea di tutte uguali, perché non sono tutte uguali. Allora il tempo di Galileo Galilei, quando fa cadere la torre di Pisa un oggetto e deve calcolarne la velocità, spazio, tempo, distanza, il tempo tutto uguale, ogni istante è uguale a un altro, il tempo della scienza di Galileo, il tempo di Newton, della forza di gravità, il tempo della scienza classica, della fisica classica, è più che una unità stabile, unitaria, la collana di perle. Allora io posso essere in laboratorio e fare un esperimento di qualunque tipo, un secondo e un secondo. Vedete che in Bergson, con il passaggio al tempo della vita, in cui gli stati non sono tutti uguali, vi è un anticipo di quello che sarà poi la grande, di quella che sarà poi la grande anche fattura di Einstein. Sono le differenze tra Bergson e Einstein profonde, ma il tempo che si fa relativo è già preparato lungo il terreno di Bergson. Addirittura il tempo che si fa relativo nei quadri di Dalì è preparato da Bergson, così come il tempo che si fa flusso di venire nella coscienza di Zero di Svevo o nell'Ulisse di Joyce è preparato da Bergson, così come anche il tempo del cinema dei fratelli Lumière, poi soprattutto di quel genio che Méliès, è preparato da Bergson. Bergson in vita
è considerato un maestro di pensiero. Le cene a casa di Bergson hanno i più grandi intellettuali, uomini politici, economisti, industriali di Francia, di Parigi, tutti vogliono andare a cena da Bergson, il quale poi lo caratteraccio, la maggior parte dei filosofi era capace anche di lasciare quei lì a tavola e andarsene via quando la discussione volgeva verso appunto i libri che non amava. Era stato un maestro di pensiero vivente, era popolare, famoso, no? Significa tutte le più grandi onorificenze in Francia, e tenete conto che fu anche un grande scrittore, l'unico filosofo a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1928. Dunque parliamo di un intellettuale a 360 gradi che ha influenzato le scienze, che ha influenzato l'arte, la pittura, il cinema, la letteratura, oltre che ovviamente la filosofia. È chiaro? Dunque parliamo di un gigante che poi è vissuto come altri giganti, è chiaro, perché l'onda lunga di Hegel e di Marx, due immensi pensatori, schiaccia un po' Bergson, ma nel frattempo c'è anche un genio folle, Nietzsche, che scrive, ma c'è la rivoluzione psicanalitica di Freud e poi dopo arriviamo alla fisica di Planck e quella di Einstein. Dunque parliamo di un periodo di una fertilità quasi irripetibile, va bene, dentro cui magari c'è il rischio di perdere Bergson, appunto, e no, Bergson ha influenzato gli altri, poi gli altri sono più oltre, ci sono le fratture, le rotture, come normale che sia, ed è il bello del grande gioco della filosofia, lui ha anche un grande gioco dentro cui ognuno entra con le sue carte e gioca a carte e cerca di battere gli altri, perché la maggior parte dei filosofi è tendenzialmente, poi la maggior parte dei filosofi sono rissosi, vogliono permalosi, vogliono avere la meglio, perché pensano che la loro teoria sia la migliore per interpretare la realtà. E così vale. Dimenticavo l'evoluzionismo di Darwin, okay? L'altro pensiero fecondo e gigantesco che si sta appunto diffondendo in tutto il vecchio continente e poi anche negli Stati Uniti. Dunque, in questo contesto di grande gioco, Bergson sa giocare sicuramente bene le sue carte, tant'è che contaminano altre partite nella letteratura, nell'arte, dicevo appunto prima, e nelle scienze. Ma torniamo alla questione del tempo. Questo tempo, recuperando Agostino come distinzione dell'anima, è la coscienza. Per Bergson il tempo è la nostra coscienza, dunque la nostra coscienza che legge, interpreta il mondo che ci circonda. Possiamo parlare infatti di psicologia filosofica in Bergson, o di una filosofia della psicologia, nel senso che la psicologia e la filosofia si fondono in Bergson. Il tempo, cioè appunto, è il tempo della coscienza, ed è il tempo inteso come durata. La durata è la coscienza, è il tempo della vita, è il tempo della coscienza, e esula il tempo della coscienza dai concetti di uguaglianza, utilità. È utile quest'ora che stai vivendo, questi secondi come li stai appunto vivendo. Il tema dell'utilità, che è un tema tipicamente quantitativo e scientifico, evapora rispetto al tempo della vita, perché quello che può essere utile per me non lo sarà per me. Però guardate, queste cose tornano quando oggi si pensa anche al piano di studi dei ragazzi. Ma questa disciplina è utile, e se noi soggiogniamo alla dittatura del tempo della scienza, delle materie tecnologiche scientifiche, che vi ripeto è normale che siano il presente e il futuro, ma se lasciamo soltanto a queste discipline la narrazione del mondo, la narrazione della vita, rischiamo di rendere il mondo estremamente arido, perché quello che è utile per la scienza o per la tecnologia non è detto che sia utile per noi come uomini, ovvero come coscienze. Io dico sempre ai miei ragazzi di provare ad immaginare le loro vite senza una serie TV, senza la musica che ascoltano, diciamo, perché poi se le serie TV, la musica, siamo belle, brutte, perché qua il tempo, coscienza, divenire. Provate a immaginare la nostra vita senza la musica, senza appunto le serie TV, senza il ballare, senza
l'arte, senza la pittura, senza i fumetti, cosa rimarrebbe della vostra vita? Rimarrebbero sui calcoli? Rimarrebbero le lingue come strumenti tecnici? Togliete alla letteratura, a inglese, le ore dedicate a Shakespeare, fate soltanto la lingua per poter andare in vacanza e investire in borsa. Togliete alla lingua spagnola Cervantes, fate solo lo spagnolo la lingua per il turismo. Cosa vi rimane? Vi rimane l'aridità, verso cui purtroppo si cammina, perché viene in realtà presentata come un'utilità per potersi affermare nel mondo ovviamente economico. Fai quello che ti serve, ma quello che ti serve è visto da un parametro esclusivamente economico. Poi dico sempre loro, ovviamente, se dovesse venire un infarto, cari ragazzi e cari ragazzi, non chiamate un prete, non chiamate anche per un problema con la fede, non chiamate sicuramente un filosofo, non saprete cosa fare, neanche un poeta, neanche un menestrello, chiamate un medico, l'avrebbe chiamato anche Bersoni il medico, non avrebbe chiamato un filosofo se ha un infarto. È ovvio che questo male serve il medico, l'utilità è il medico. E se sto dando tanto male, l'utilità è anche uno psicofarmaco, perfetto. Ma non si può immaginare che quella sia la prospettiva per leggere e interpretare il mondo e le nostre vite. E Bersoni questa cosa l'ha detta e tanti altri anni certamente, ma l'ha presentata, l'ha confezionata, l'ha elaborata appunto il momento massimo di trionfo delle scienze. E il cigno, il prima, il fatto di Braille, l'aeroplano, lo Zeppelin, la chimica, quella chimica che poi però diventa anche un'arma che i tedeschi rovesciano le trincee francesi, che devono cercare di vedere anche i francesi e gli americani contro i tedeschi. Cioè la scienza con utilità ci presenterà poi dei problemi di tipo filosofico. Se il parametro di utilità, i problemi tornano dopo e tornano ancora più gravi e grandi perché non li abbiamo affrontati prima mettendoci dentro la coscienza. Ho volutamente iniziato l'intervento con Nagasaki e Hiroshima perché lì c'è il trionfo totale di quello che si considera una scienza che diventa di morte. E gli ho citato di Pripe appunto perché c'è anche lì il trionfo di una chimica che si fa di morte. E ci sono i gas che utilizzeranno Churchill contro gli indiani, i Mussolini contro i libici. Quella è la scienza senza coscienza. Quella è una scienza che ragiona in modo utilitaristico. Sì, questa chimica mi è utile per guarire una malattia è una cosa, per sterminare un altro è un'altra cosa. È la Bayer, non produciamo gas, ce lo chiedevano, l'abbiamo venduto. Ma lì c'è un problema di coscienza. Non è semplicemente un tempo di produzione uguale ad un altro tempo di produzione, è un tempo di produzione dentro cui c'è una produzione chimica che poi è finalizzata in questo caso a sterminare, non è finalizzato appunto a guarire, a produrre un farmaco per guarire. È chiaro, c'è il problema della scientificazione avaloriale del mondo, è il tempo della vita a che fare con le coscienze. E le coscienze sono un divenire, le coscienze sono un fluire, le coscienze sono un costante rapportarsi di passato, presente e futuro. E qua c'è l'immagine bellissima di Bersoni del tempo della vita, del tempo della coscienza come una palla di nero, come un gomitolo di lana. Dunque contrappone Bersoni all'orologio e alla collana di perle il gomitolo di lana e la palla di nero. Coscienza è come una palla di neve che comincia a cadere dalle vette e scende a valle e si ingrandisce e contiene dentro di sé tutto quello che trova lungo il cammino. E raggiunto a valle, se io voglio capire cosa contiene, devo cominciare a togliere, devo togliere della neve per andare a vedere dentro che cosa c'è. E così vale per il gomito di lana, quindi sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, e se voglio capire cosa c'è dentro, lo devo appunto sciogliere il gomito. Questo è il tempo della vita, questo è il tempo inteso come coscienza, inteso poi come durata, come qualità.
è un tempo che è un fluire di via dove tutto, tutto viene contaminato, dove tutto è contenuto. E noi siamo una coscienza, nel senso che tutto quello che abbiamo vissuto lo portiamo con noi, ma lo portiamo con noi con un passato che magari non ritornerà mai più, con un passato che influenza invece il presente, o addirittura con un passato che è un'apertura verso il futuro. Questo è il tempo della vita. È una coscienza, appunto, è una coscienza in divenire. Questa visione del tempo è rivoluzionaria, perché parla di un uomo, una donna ovviamente, come coscienza in divenire, come una contaminazione costante. Dunque noi siamo coscienze che si rapportano con l'esterno e inglobano l'esterno, lo portano all'interno. Dunque l'esterno è fatto dalle nostre coscienze per persone, perché come noi coscienze e come noi ci rapportiamo all'esterno che facciamo, costruiamo il mondo esterno. Dunque il mondo esterno è dentro di noi. Noi ci prolunghiamo verso il mondo esterno con la nostra coscienza e facciamo quel mondo esterno. E dunque il tempo della vita è veramente contrario a quella dittatura del presente, dittatura dello spazio, dittatura della contingenza, dittatura del tempo della scienza, del tempo appunto metrificato. La nostra vita è qualcosa di più complesso. La nostra vita è appunto un'anima che si distende, un'anima che si proietta, è la coscienza di Zen, dicevo prima, è lo stream of consciousness di James Joyce. Questa è la coscienza dell'uomo. E il tempo della vita non può essere contenuto da nessuna unità di misura. Questo è uno aspetto molto bello. Non c'è un'unità di misura che può contenere quello che siamo noi. Però noi siamo una complessità, un gomitolo di lana complesso. E per venire a capo di quel gomitolo di lana dobbiamo lavorare sulla nostra coscienza. Vuol capire chi siamo, vuol dire ovviamente lavorare sulla nostra coscienza, altrimenti sarebbe tutto appunto misurabile. Lui questo è molto lontano da Freud, ad esempio. Perché Freud pensa ovviamente che ci siano degli eventi che determinano ovviamente la nostra psiche. Dunque c'è un determinismo. Io non liquiderei mai Freud come un determinista, però è ovvio che le pagine di Freud sull'incidenza dell'età infantile, della sessualità sul nostro carattere, sulla nostra psiche, sono pagine nere su bianco, cioè non sono poi così tanto discutibili. Però da lì a dire determinismo ce ne passa, perché avrebbe un meccanicismo determinista, anche se rispetto a Bergson siamo nell'ambito di un determinismo meccanicismo, perché l'altro che si dice che quelle esperienze dell'infanzia influenzano al punto la tua evoluzione, la tua formazione psicologica, che bisogna ritornare a quegli eventi dell'infanzia per poter curare, però Freud, quelli che sono le fobie, i disagi, le patologie del tuo presente. E invece no, invece non c'è questo determinismo in Bergson, c'è un divenire, in cui le cose si contaminano e cambiano, ma non sono determinate. Dunque non c'è un determinismo iniziale come per Freud o come per Platone, la cui anima discende nei nostri corpi dopo aver conosciuto il mondo delle idee e porta già con sé un pregresso. E la grande idea platonico-pitagorica, noi ci troviamo con un'anima che si è incarnata in noi dopo, reincarnata in noi dopo che ha già vissuto nel mondo iperuranico, nel mondo delle idee. Dunque un'anima che già conosce la matematica, la geometria, conosce il bene, conosce il bello. Noi dobbiamo risvegliarlo, ma in noi c'è già qualcosa, dice Platone. Dunque conoscere anamnesi, ricordare. E dunque c'è un po' di determinismo, tant'è che quando giochiamo, no? Arrivano gli studenti, diciamo, vedi che quando è scarso in matematica, vedi che la tua anima sta molto poco nel mondo delle idee, e pertanto in questo momento è più faticoso per te ricordare parallelismi, angoli, va bene, numeri, e dunque è difficile per te fare matematica e geometria.
No, Dalsù non è platonico in questo, perché non c'è già un'anima formata, l'anima si forma in divenire, questa è la grande di Dalsù. E che così come non c'è il passato che influenza la tua psiche, come c'è appunto in Freud, ma non c'è neanche il finalismo aristotelico, perché per Aristotele in noi, come ogni sostanza, no? Dall'uovo che ha come fine diventare pulcino e poi gallina, anche noi abbiamo un fine, diventare uomini saggi, intelligenti, maturi. E così vale per la politica, il cui fine è lo Stato, dalla famiglia allo Stato, passando per il villaggio. Dunque c'è un fine verso cui l'uomo va, e dunque verso cui va anche l'anima. E il fine è poi che l'anima razionale sviluppi tutte le sue potenzialità, no? In armonia con l'anima sensibile e vegetativa della celeberrima tripartizione dell'anima di Aristotele. Dunque c'è il finalismo, e neanche il finalismo non è la prospettiva di Darson, perché è un'evoluzione, quella della coscienza, che non ha un fine, arriverà ad una fine, ma quella fine non era prevista, non c'è il motore immobile, cioè l'intelligenza divina, l'atto senza materia, l'atto senza potenza, che tutto attira. Noi non siamo attirati da un magnete e che ci porterà ad aggiungere a quello stadio. Noi siamo un'evoluzione coscienziale che alla fine arriverà ad un punto, ma c'è anche molta casualità, ci saranno biforcazioni, e qua c'è anche l'influenza di Spencer, no? Ovviamente in Bergson. Allora noi siamo una coscienza in costante evoluzione e siamo le diramazioni che prendiamo, e le diramazioni che prendiamo contengono dentro il nostro passato, le prendiamo perché c'è il passato che ritorna, o c'è l'aspettativa del futuro, l'aspettativa del futuro. E dunque noi non siamo coscienze in questo determinato controllato, poiché che questo sia un tema molto 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 complesso, affascinante, lo dimostra anche la letteratura distopica, perché nei primi anni 30, io voglio sempre ricordarlo, un grande chimico, professore di scienze, di chimica, e Aldous Huxley, scriverà un testo, anche qua, da me italiani troppo sottovalutato, perché noi abbiamo una letteratura aulica, stupenda, Dante, Petrarca, Manzoni, Carducci, ovviamente, Mannunzio, eccetera, eccetera, che ha sempre guardato al romanzo, che non fosse quello storico, mandoniano, con tutta una serie di scetticismi. E dunque quando nel mondo c'è Moby Dick, noi non consideriamo chiaramente quel romanzo degno, no, della grande letteratura, per non parlare di Edgar Allan Poe o di Lovecraft, e neanche Conrad o Mark Twain in Italia hanno chiaramente la diffusione, perché c'è la letteratura, quella con la L maiuscola, che tutto in parte soffoca. Aldous Huxley, un scrittore appunto della distopia Mondo Nuovo, nei primi anni 30 pubblica appunto il romanzo Mondo Nuovo, in cui immagina un tentativo di controllo della coscienza attraverso la chimica, perché nel Mondo Nuovo viene diffusa una droga, insomma, che tutti devono prendere per equilibrare l'emozionalità e dunque per equilibrare il divenire coscienziale, per essere tutti di fatto simili nella nostra coscienza, in modo tale che il governo di turno, la distopia, e il padre di distopie, poi chiaramente le distopie passano per ore, con il suo capolavoro del 54, ovviamente, poi proseguono, Bradbury, Frankenstein 51, eccetera, eccetera. Però in Aldous Huxley c'è l'idea del controllare la coscienza attraverso droghe sintetiche, e dunque attraverso la chimica, e dunque attraverso un tempo deciso in laboratorio. Vengono prodotti bambini in provetta e gemelli per costruire una società di persone uguali a livello emozionale, tema ripreso anche nella saga di fantascienza Star Wars, in cui i cloni, per essere dei soldati perfetti, sono la clonazione dello stesso uomo, ok? Di nuova fede. Pertanto c'è anche l'idea poi della fantascienza di questo uomo uguale, uguale dove? A livello emozionale, a livello coscienziale, la droga, e gli uomini di coscienze libere nel Mondo Nuovo vivono nella terra selvaggia.
e Huxley, vi ripeto, da recuperare più che mai, per me oggi è attualissimo, parla addirittura della sessualità, dei divertimenti, dell'apprendimento programmati scientificamente a tavolino. Ci sono le giornate dedicate a divertirsi, a fare sesso, a bere, a fare sport. Poi negli altri giorni quella cosa non si fa. Dunque c'è una programmazione emozionale e coscienziale. E l'idea di misurare, no, le coscienze, di pesarle e di costruirle e di replicarle. Questo è, secondo me, veramente un tema su cui oggi riflettere, no? Perché tutto sommato i tempi di quando anche emozionarci ci vengono proposti dal sistema in cui noi viviamo. E dunque, e passo al secondo punto, appunto quello della memoria, il tempo interiore per Bergson è il tempo della coscienza, che è durata, appunto flusso, è un tempo che è la vita vuol dire che è il tempo che dà significato alle cose. Il tempo della vita è il tempo che dà significato alle cose, dirà, succede per esempio, Einstein, mezz'ora con una mano sulla stufa accesa e mezz'ora in compagnia di una bella ragazza non si equivalgono, ovviamente, no? È il tempo della vita dà il senso alle cose. Tant'è che quando la nostra squadra è in vantaggio, quei due minuti finali non finiscono mai, quando la nostra squadra è in svantaggio, quei due minuti finali passano rapidamente. Perché il tempo della vita dà il senso alle cose e misura le cose in maniera diversa. Questa appunto è la lezione del sonno. Ed è un tempo dunque qualitativo. E anche su questo discorso bisogna tornare. Perché alla fine la qualità del tempo fa la vita che viviamo. Perché ovviamente 10 anni qualitativamente di emozioni dense, ricche, di scoperta, non sono 10 anni di tedio, di noia, di ripetitività. È il mondo in cui noi viviamo, un mondo giocato sul tempo. Siccome abbiamo raggiunto un'organizzazione del tempo veramente burocratica, a livello massimo di consumo, a livello massimo, ritagliarsi il tempo della vita pensando alla qualità è oggi estremamente complesso, ma è quella prospettiva che fa la nostra coscienza, la coscienza di qualità. Altrimenti, se noi portiamo la nostra coscienza su un piano di spazializzazione quantitativa, allora posso anche allungarmi appunto la vita con farmaci, però poi c'è una qualità. Robert Silverman, uno scrittore americano, un libro sul tempo dell'amore, racconterà la storia di un uomo, di un nostro trisnomo, in un futuro in cui non si muore ricchissimi, a 150, 170 anni è arrivata la vita, e lo Stato prevede la possibilità dell'eutanasia per le persone che non vogliono più vivere. E questo trisnomo, tempo dell'amore di Silverman, chiamerà a un certo punto tutti i suoi figli, i suoi nipoti, i pronipoti, per comunicare che lui non ha più voglia di e vuole accedere al programma di eutanasia. Perché? Perché non si emoziona più. Lui, come appassionato anche di musica classica, al suono di quel violino lui non si emoziona più, vuol dire che si è spento qualcosa. Quello è il tempo qualitativo. Altrimenti domani posso immaginare di vivere anche 200 anni, la chimica, la farmaceutica ci fa vivere, ma noi ci interroghiamo sulla qualità del tempo che viviamo. E per questo non torno su questo, che su questo molto, molto dentro. E dunque il tempo qualitativo è proprio un tempo che è continuo. Il tempo della vita è continuo. Non c'è questa porta che si chiude. Chiaramente, la profetia freudiana, la porta che si chiude c'è, ma è l'inconscio. Noi non decidiamo di chiudere la porta si è chiusa. E per Freud, in tutti noi, c'è questa stanzina, questa soffitta in cui ci sono, no, le cose recondite, sono la psiche non reggendo, non sopportando, a rinchiuso. Ma nel tempo della vita, nel tempo della coscienza, non c'è la possibilità di chiuderla coscientemente, c'è un continuo,
Dunque noi siamo tutto quello che abbiamo fatto, siamo le scelte ad esempio che compiamo. Questa è una cosa importante perché riabilita profondamente il nostro agire nel mondo, perché se noi siamo coscienti di divenire, quello che noi facciamo costruisce la nostra coscienza, e questo va ribadito oggi anche di fronte a un nichilismo relativismo. Il relativismo è una grande conquista dal mio punto di vista perché elimina i fanatismi, no? Il problema della verità assoluta. Però attenzione, eliminando il problema della verità assoluta, non ci si può neanche abbandonare un relativismo in cui tutto si equivale. Non si equivale tutto. E oggi su alcune cose, sui diritti umani primari, la rinuncia della violenza, del razzismo, dobbiamo lì dimostrare chi siamo, costruendo la nostra coscienza con le scelte che facciamo, perché non è uguale, probabilmente. No, anche un po' in parte Sartre, il modo in cui noi decidiamo di annullare il nulla, di Sartre, il secondo Sartre, fa sì che le nostre vite siano diverse, e per lui era il caso poi della resistenza, non è uguale in questa guerra, che il primo Sartre ha detto si equivale a tutte le altre guerre, o che un uomo di pace in ogni guerra, appunto se è il senso ultimo non c'è differenza, il secondo Sartre dirà no, un conto è scegliere la pace, la giustizia, un conto è scegliere l'invasione, le guerre e la deportazione. Attenzione, ma diciamo questo nel momento in cui l'epoca in cui noi viviamo, tra tempo della coscienza e della memoria, si parla di non discutere neanche più dei temi della Shoah perché sono divisivi. Ma di cosa stiamo parlando? C'è un punto su cui noi diciamo questo è un momento valoriale da cui non arretriamo. Chiunque sceglie delle cose anziché le altre, fa quello che noi siamo. Poi ovviamente si ritorna al grandissimo Agostino, secondo cui alla fine il libero arbitrio è il grande dono che abbiamo, ma è la grande responsabilità, perché noi siamo liberi di scegliere il bene o il non bene. Altrimenti, se noi fossimo chiaramente dei robot programmati, noi andremmo a derubricare tutte le azioni sbagliate che facciamo alla colpa del programmatore. Non c'è nessun programmatore, ci siamo noi con la libertà che abbiamo, ci siamo noi con la nostra coscienza che costruiamo, e se decidiamo di costruire una coscienza di pace, di solidarietà, di diritti, abbiamo fatto delle scelte diverse da chi invece ha deciso di costruire una coscienza fatta di violenza, discriminazione, cinismo e egoismo. Su questo è un aspetto molto importante. Poi questi temi, mentre non sono tutti così sviluppati da Bergson, perché io amo sempre, lo dico ogni volta, attualizzare il testo, per poi Bergson vuole il suo tempo, e anche lui alla fine uno sciovista francese, ma chi non lo era, no, dei grandi intellettuali? Pochi lo erano, non sciovinisti di Francia o di Germania, perché il clima è quello della guerra. E lì conterà uno spirito vitale francese contro uno spirito vitale tedesco. Però alla fine, quando si parla di qualità, di scelta, noi lo possiamo attualizzare oggi, vedere queste prospettive. Noi siamo la coscienza che costruiamo in un continuo, perché sarebbe bello a un certo punto prendere le cose che non ci piacciono più, delle scelte che abbiamo fatto, delle che abbiamo vissuto, del passato, ed eliminarle. Purtroppo invece nel nostro continuo ci sarà l'amore perduto, che poi ho capito che potrebbe essere l'amore della mia vita, ci sarà il grande dolore, il grande momento di gioia, c'è quel bacio che sarà il bacio più bello che ho dato ed è durato quei 15 secondi, ancora oggi lo ricordo, e mi influenza la coscienza del presente. E così l'amore, così il lutto, perché alla fine Eros e Thanatos sono due elementi importanti, chiaramente la questione della coscienza, cioè l'amore e la morte, ma non solo quello, poi chiaramente l'affettività e ovviamente anche quelle scelte sociali e politiche. E qui, e vado al punto della chiusura, visto che diciamo che parlo, vi è il tema della memoria. C'è un'idea di memoria rivoluzionaria in Bergson, perché nell'opera appunto Materia e Memoria ci dice che la memoria non è semplicemente il ricordo, è qualcosa di complesso. C'è una memoria che è ricordo, che è ricordo puro, che è tutto quello che noi abbiamo immagazzinato. Quella è la memoria come ricordo puro. Ma poi c'è il ricordo immagine, che sono i frammenti della nostra vita passata che ogni tanto riemergono.
e riemergono in che modo? A partire dalla percezione, ed è una cosa complessa, c'è il ricordo tutto puro, ma poi c'è l'immagine e c'è la percezione, e la percezione che ci porta al ricordo, che ci riporta al ricordo, che ci riporta alla memoria, che ci riporta all'immagine, e ciò che noi incontriamo ogni giorno nel nostro chiaramente essere nel mondo, ci direbbe Heidegger. Perché? Perché, e qui è la Madeleine di Proust, qua c'è, non è Timberson, cioè che nel momento in cui noi, protagonisti, ma la città tempo di Proust, assaggiano quel dolcino e gli viene in mente, gli ritorna in mente tutto quella che era la sua infanzia, l'estate, la mamma, e c'è, no, tutto ritorna, e la percezione, se non fossimo un flusso, un divenire, non passeremmo dal biscotto a bene ai nostri genitori all'estate, non passeremmo guardando appunto magari due bambini che giocano a calcio al ricordo della nostra infanzia quando giocavamo a calcio, o magari il papà che ci portava alle partite, ecco, o è presente in mente anche nel film della pizza di Disney Ratatouille, no? Quando lo chef, o anzi il critico culinario, no? Mangiando il piatto che gli presenta il topino cuoco, ripercorre tutta la sua vita. Quello è Bergson attraverso i cartoni animati, perché gli scorre tutta la vita davanti a partire da un sapore, da una percezione. Ecco che cos'è il tempo della vita, che diventa tempo memoria. La memoria va in questo caso più che mai coltivata. Certo, Bergson parla di memoria personale, eh? Oggi quando parliamo di memoria, di coltivare la memoria, facciamo un discorso più complesso, che è il tema della memoria politica, dell'uso pubblico della memoria, ed è un tema tipicamente poi degli anni 60, no? L'uso pubblico della memoria, l'uso pubblico della storia, l'uso pubblico dell'arte, quando a un certo punto ci si è interrogati su che uso fare della memoria collettiva, e ovviamente è passato soprattutto questa discussione, questo dibattito del mondo tedesco, ovviamente dopo la tragedia immane della Shoah, dopo una memoria collettiva. E poi bisogna ammettere che i tedeschi un lavoro grosso di memoria l'hanno fatto, perché non dimentichiamoci mai che loro il memoriale eterno per quello che hanno fatto l'hanno ubicato nel posto che tutti i tedeschi, che tutti i turisti, che qualunque persona quando va a Berlino andrà a vedere, la Porta di Brandeburgo. Ed è un momento veramente decisivo di dibattito pubblico. Non l'hai messo in un quartiere periferico, non hai fatto un mausoleo, un museo che devi raggiungere un 4, 5, 10 fermati in metropolitana, che devi visitare su prenotazione. L'hai fatto all'aperto, pubblico, lineare, nero, in cui tu sei obbligato ad imbatterti nel momento in cui passerai sotto la Porta di Brandeburgo. Questo vuol dire aver fatto un lavoro di memoria collettiva molto 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 grande, che per molti aspetti purtroppo lo avete visto in questi mesi. Noi italiani non siamo riusciti a fare un dibattito tutto sommato condiviso su quel passaggio. Poi oggi parlavo con Mimmo, forse non siamo neanche riusciti, dico, in queste vostre terre, a farlo addirittura sull'Unità d'Italia. Pensate che l'Italia, tra i tanti problemi che ha, tremiamo il tempo della memoria, non ha una memoria condivisa sull'Unità d'Italia, non ha memoria condivisa intorno al 25 aprile. E questo è oggettivamente un problema quando si parla di memoria politica. Ma torniamo al Bergson, che non parla appunto di memoria politica, parla di memoria individuale, e vado in chiusura. Il tempo e la memoria confluiscono poi nell'altra intuizione di Bergson. Gli studi sul calore, i nuovi studi sulla termodinamica portano Bergson a confrontarsi con il tema dell'evoluzionismo. E Bergson non è affascinato, cioè è affascinato ma è molto critico rispetto alla teoria di Darwin, proprio perché lui non pensa che ci sia questo determinismo, non pensa che ci sia questa selezione della specie, pensa anzi che ci sia molta anche casualità vitale nel divenire del mondo. Allora teorizza una sorta anche di genesi del mondo, di evoluzione della natura, introducendo quello che è il fortunatissimo concetto di spirito vitale.
anche poi abusato e anche poi ideologizzato di disciplina, perché poi gran parte della destra nazionalista ha cercato di impossessarsi di questo spirito vitale che animerebbe il popolo francese, che animerebbe il popolo tedesco, da mettere in cima alla baionetta a Verdun in tutto il fronte occidentale. Ma cosa voleva dirci Bergson con lo spirito di fatto creatore, con l'evoluzione creatrice? Cioè appunto dire che quello che valeva un po' per l'uomo, che la coscienza in divenire, più che mai vale per la natura. La natura è animata da creazioni, da evoluzione, da incroci, da casualità, e dunque la natura sta procedendo in maniera creatrice come un fiume in piena verso l'evoluzione, di cui noi però sapremo appunto fare eventualmente un bilancio alla fine. Dunque noi siamo dentro l'evoluzione come singoli, come singole persone, ne parlavo appunto prima con Teresa, dunque noi potremo fare il bilancio di noi stessi soltanto alla fine. Bisogna avere la fortuna di poter trovare un momento e avere la lucidità di fare il bilancio. E prima non si può fare, perché Bergson non c'è la biglia A che colpisce la biglia B e di conseguenza l'effetto sarà quella traiettoria. Non c'è una meccanica appunto classica, ma c'è appunto un fluire, una casualità. Dunque non è il meccanicismo che da De Morto può arrivare sino appunto alla scienza classica, che poi Hume obbliga come abitudine. Siamo abituati che la biglia A colpisca la biglia B, però vediamo se tutte le volte che accade quello. Qui c'è un momento di casualità importante che fa però la nostra vita, che fa la nostra vita. Non dobbiamo mai sottovalutare questo aspetto. Noi coscienze dentro un divenire costante, noi coscienze che divengono, noi coscienze che diveniamo, scusate, noi divenire coscienziale dentro una natura che diviene sotto una spinta creatrice. Allora c'è una dimensione anche di casualità sicuramente, ma di spinta, di forza e di liberazione della creatività. Creatività artistica, creatività ovviamente intellettuale, creatività pedagogica, creatività esistenziale. Allora, in chiusura mi chiedo, ma questa nostra società della razionalità e della tecnica un po' fine a se stessa, la grande critica di Adorno, Horkheimer, cioè il mondo nuovo di Huxley, costruito intorno a una ragione che sa calcolare i mezzi per realizzare dei fini, so costruire una catena di montaggio per costruire le automobili, so costruire i campi di sterminio per uccidere molto più facilmente che sparando e facendo fosse comuni, so costruire aziende, so costruire società, so costruire il divertimento per realizzare il profitto, per organizzare appunto le vite. E a questa nostra società della tecnologia come fine, la tecnè non più come strumento, non più la tecnè di Aristotele, Anassagora, lo strumento per la verità, ma questa tecnologia che è diventata fine, perché è una tecnologia che se noi consumiamo realizziamo il profitto di altri, e dunque noi siamo bulimici di tecnologia, perché così siamo già condizionati. Tecnologia è bella, tecnologia è bella, tecnologia è bella, ottimizzare i tempi, ottimizzare i tempi, fai un po' bel, no? Piattaforma settimanale, oggi devo fare. Questa è una società che è così organizzata, altrimenti non ci staremmo dentro. Non è che forse sta risucchiando completamente le nostre vite? E dunque noi rimarremo sempre un flusso coscienziale, ma un flusso coscienziale molto determinato. La dimensione creatrice mi sembra che venga molto meno, perché tanto questo si fa nelle vacanze di Natale, questo si fa a scuola, questo si fa nella società dell'iperconsumismo elevato a cifra del nostro essere. Noi più consumiamo, più siamo. È la grande lezione anche di Bauman dell'uomo homo consumens. Allora, se l'uomo è coscienza consumante, non è più in realtà coscienza libera, ma è una coscienza che in parte influenzata dall'esterno. Non sono più coscienze libere autonome, ma coscienze eteronome, cioè guidate dall'esterno. E se siamo guidati dall'esterno, chiaramente non c'è poi flusso creatore, spinta creatrice che tenga. Vi ringrazio.